Ciao ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Netra TV News sulla tecnologia a cura, come sempre, di Punto Informatico. Io sono Carola. Io sono Valerio. Ed ecco a voi il sommario di oggi, 12 febbraio 2008. Gli UK, i micro PC invadono le scuole. Il GPS che ti salva la vita. Riabilitazione con i videogiochi. La società digitale avanza e con essa anche l'esigenza di informatizzazione dei giovani, soprattutto dei più piccoli, che spesso sono esclusi dall'utilizzo del computer. La Gran Bretagna in questo momento vive un vero e proprio boom di vendite di microcomputer, anzi di minibook. Eccolo qua, questo è l'RM Asus Minibook, il computer più venduto attualmente nelle scuole. Il motivo è perché ha delle caratteristiche uniche, pesa meno di un chilo, ha uno schermo a 7 pollici, una webcam, 3 porte USB e anche la possibilità di connettersi alle reti wireless. Lo chiamano punto di accesso per i bambini. 30.000 minibook stanno per invadere le aule delle scuole inglesi. Costano poco, sono efficienti e soprattutto i bambini adorano i computer Asus perché sono piccolissimi e adatti quindi alle loro esigenze. Asus ringrazia e ovviamente ricambia. I sistemi di tracking satellitare servono normalmente a non farci perdere la strada, ma avreste mai pensato che potevano anche salvarvi la vita? Ne è convinto Bryson Spencer, un giovane studente dell'Università del Massachusetts. Spencer ha infarcito di tecnologia un casco da motocicletta e l'ha chiamato WIG. Nel caso di un violento impatto, WIG attiva un beep intermittente della durata di un minuto. Se l'utente non disattiva il segnale d'allarme, partirà in automatico una chiamata di soccorso e contestualmente WIG specificherà anche la sua posizione GPS. Insomma, in questo modo la sicurezza è garantita. Il giovane studente ci crede tantissimo alla sua idea, tanto che ha speso migliaia di dollari per registrare il brevetto e molto presto aprirà anche numerose aziende. E i motociclisti non possono che dire grazie Bryson. Siamo ormai in una fase che va oltre la sperimentazione. In molti paesi Nintendo Wii è diventato uno strumento essenziale per la riabilitazione di pazienti che hanno subito degli interventi chirurgici o che sono disabili. I risultati sono sotto gli occhi dei dottori. Grazie a Nintendo Wii molti pazienti guariscono prima, altri stimolano il proprio organismo a superare molti traumi. Nintendo naturalmente non ha dichiarato le proprietà riabilitative della propria console, ma il dato è comunque di grande orgoglio per l'azienda. In molti ospedali americani si parla di Wii Therapy e c'è già chi sta realizzando dei reparti specializzati. Il sogno è che Wii faccia ingresso anche negli ospedali italiani. Che dite, è un'utopia? E questo è tutto per oggi, appuntamento a domani, ciao! Ciao!